Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. Come ogni grande espansione di Destiny, anche Oltre la Luce ha il suo interessante VDOC, dove ci vengono svelate tante informazioni stuzzicanti e succose in merito all'imminente espansione, ma anche in merito alla sua prima stagione, la stagione della caccia. Ovviamente vi consiglio la visione del VDOC, ma se invece siete qui per l'analisi, mettetevi comodi che alcune bombe di lore non aspettano altro che essere snocciolate. Un freddo vento soffia d'Europa, nuovi nemici e nuovi alleati stanno per entrare in campo, nell'eterna battaglia tra la luce e l'oscurità. Il VDOC si apre con due precisazioni cruciali sull'importanza di Oltre la Luce. In primis è che questo contenuto darà vita a una nuova trilogia in Destiny 2, che vedrà l'uscita della Regina dei Sussurri nel 2021 e di Eclissi nel 2022. Inoltre, Beyond Light ci porterà a mettere in discussione quanto abbiamo appreso in tutta la storia della saga di Destiny in materia di bene e male. Che cosa rende qualcosa un male? Esiste qualcosa di puramente malvagio oppure tutto dipende da chi usa un determinato sapere o potere? Questa ed altre domande ci spingeranno verso l'oscurità e i suoi poteri della stasi. E qui entra in gioco ovviamente il nostro rapporto con le piramidi e le conseguenze dirette della stagione degli arrivi. Come evidenziato da Julian Hardin, narrative leader di Bungie, Oltre la Luce approfondirà anche le reazioni dei vari personaggi all'invasione del Sistema Solare e all'occupazione dei vari pianeti, alias Mercurio, Marte, Titano ed Io. Tra l'altro, nel VDOC ci viene mostrata una cosetta assai stuzzicante e potenzialmente davvero molto importante per il futuro di Destiny. Vediamo infatti Zavala intento a scrutare uno schema di una piramide in compagnia di Osiride, su cui poi ritorneremo, e soprattutto di due centurioni della Legione Rossa dei Cabal. Che sia finalmente la volta buona che alcune specie seppelliscano l'ascia di guerra di fronte a nemici comuni sempre più pericolosi? Di certo i Cabal non se la passano bene, dopo tutte le batoste subite durante la Guerra Rossa. Le mosse delle piramidi, e non solo, potrebbero aver spinto alcuni leader Cabal a fare finalmente fronte comune con i Guardiani. Spero che questa cosa si verifichi realmente e che dia inizio a uno scenario dove la torre e alcune razze possano finalmente giungere a una proficua tregua. Alcuni di voi hanno avanzato l'ipotesi che si tratti di una sorta di futuro / visione del passato, visto che c'è Osiride, tramite la Foresta Infinita. Questa ipotesi non è fondata, in quanto la Foresta Infinita è stata chiusa da fratello Vance a seguito dell'arrivo delle piramidi. Insomma, Osiride non si trova su Mercurio e la Foresta Infinita comunque è chiusa. Tra gli alleati che sicuramente saranno al nostro fianco, troviamo l'ignota Exo, che dopo tanto, troppo tempo, torna in azione. Finalmente avrà tutto il tempo di spiegare, e di cose da spiegare ne ha davvero tante, visto che lei viene dal futuro, o meglio, ha visto un futuro. L'ignota ci spingerà ad impiegare l'oscurità per combattere l'oscurità dilagante. Chiodo schiaccia chiodo, mi verrebbe da dire. Credo che quella bizzarra nave da look mai visto appartenga proprio all'ignota, in quanto possiamo notare una certa similarità nei movimenti con il suo essere volante, che a me ricorda un pesce, che non è uno spettro, perché l'ignota Exo comunque non è un guardiano. Il VDOC poi ci parla della nuova ambientazione che verrà introdotta con Oltre la Luce, ossia, naturalmente, Europa. Europa è un freezer del tempo. Questo mondo di ghiaccio ha conservato molte tracce del suo glorioso passato, legato all'Età dell'Oro e alla Clovis Bray. Europa sarà anche una location su più livelli, un po' come la Luna. Ci sarà infatti la superficie, tormentata da violente bufere con un clima dinamico molto curato da parte di Bungie, e una sorta di città sotterranea costruita proprio dalla Clovis Bray. In merito a cosa fece Clovis su Europa, vi rimando al video che ho dedicato al suo interessantissimo diario. Tra le strutture, una spicca su tutte, ed ovviamente la cripta di Pietrafonda, la culla degli Exo, nonché ambientazione dell'incursione di Oltre la Luce. Forse in una piccola scena vediamo proprio l'ingresso, l'inizio dell'incursione, perché si vedono sei guardiani che sembrano appena atterrati di fronte a una spaccatura nel muro o nel ghiaccio. Nelle immagini che Bungie ha mostrato nel VDOC vediamo anche alcuni Exo morti o disattivati. Forse sono corpi che non hanno mai ospitato una mente umana al loro interno.
Una cosa è certa, Clovis si è spinto molto oltre qui su Europa e toccherà a noi guardiani scoprire i suoi preziosi segreti. Aspettatevi codici ed enigmi sparsi un po' dappertutto. Bungie adora queste cosette. Non poteva mancare una menzione a Eramis, anche se nel videoc la chiamano più di una volta Eramis, ossia colei che saremo chiamati ad affrontare nelle missioni della campagna di Oltre la Luce. Eramis ci porrà davanti una delle peggiori nefandezze del viaggiatore, quella di aver prima elevato gli Elixni e poi averli bruscamente abbandonati, provocando così lo stravolgimento, che gettò i caduti nella più totale disperazione. Eramis vuole vendetta contro la grande macchina, una macchina traditrice, e beh, come darle torto, il viaggiatore non si è comportato bene. Il viaggiatore con noi umani è stato più clemente, ma siamo sicuri che l'abbia fatto per sua scelta, quindi in libertà, oppure non è fuggito solo per un mero calcolo di sopravvivenza? Spero che prima o poi avremo risposte anche su questi affascinanti temi. Il Vidoc poi ci espone interessanti curiosità su come è stato creato il nuovo elemento della stasi, sia dal lato grafico che sonoro, nonché una bella panoramica di alcune nuove esotiche, sia armature che armi, che potremo impugnare o indossare in Oltre la Luce. Personalmente trovo molto interessante il Senza Tempo di Spiegare, alias l'iconico fucile dell'ignota Exo che torna in game in una versione tutta nuova, che nel funzionamento ricorda un po' l'anima d'arco dello stregone. Ed ecco poi il ritorno anche del Cosmodromo, la primissima location di Destiny che torna ai fasti di un tempo, entrando a far parte di Destiny 2. Nel Cosmodromo sarà attivo un guardiano, tale Shou Han, che avrà il compito di guidare i nuovi guardiani nei loro primi passi nell'universo di gioco. Alcuni ipotizzavano che Shou fosse Uldren. Nulla di più sbagliato, ma tranquilli, Uldren è tornato per davvero, e finalmente direi. Una settimana dopo l'uscita di Oltre la Luce, infatti, prenderà il via la stagione della caccia, alias appunto la prima stagione di questa nuova espansione. La stagione della caccia promette scintille, visto che unirà Osiride, Uldren divenuto guardiano, noto con il nome di Corvo, e Xivu Arath. Sì, avete capito bene, Osiride, Uldren e Xivu Arath, sorella di Savathun e Oryx, che fino ad oggi era stata abbastanza trascurata. Vediamo di spiegare la trama di questa stagione. Il nostro caro ficcanaso preferito, alias Osiride, nelle sue ricerche su Savathun, vi ricordo che l'ex mentore intendeva trovare Toland, si è probabilmente imbattuto in Xivu Arath e nel suo piano per crearsi un personalissimo esercito di corrotti. Osiride, come sempre del resto, chiederà una mano al nostro guardiano, che però non sarà l'unico portatore di luce al fianco di Osiride. Ci sarà infatti anche Uldren, o per meglio dire il Corvo. Questo nome, che Uldren si è scelto, è molto significativo. Quando Uldren agiva come braccio destro della sorella Marasov, era noto come il signore dei corvi, o anche proprio il corvo, visto che utilizzava delle spie meccaniche denominate proprio corvi. Queste spie avevano il compito di sorvegliare le minacce e i potenziali nemici dell'atollo. Forse Uldren ha scoperto qualcosa sul suo passato? A quanto pare l'ex principe sta collaborando con il ragno, lo si nota dal simbolo presente sulla veste di Uldren, che è il simbolo appunto del ragno, il quale potrebbe aver rivelato qualcosa, magari la loro alleanza si basa proprio su uno scambio di favori, il corvo combatte per il ragno che in cambio gli dà informazioni sul suo passato. Staremo a vedere. So che per molti sarà difficile collaborare con questo personaggio, con colui che ha ucciso Cade. Bungie ha fatto questa scelta con oculatezza, sa che è un personaggio discusso e discutibile, e soprattutto che è un personaggio che anche lui sta un po' sul confine tra luce e oscurità. Ad ogni modo, non sarà difficile per me collaborare con lui. Attendevo da tempo il ritorno di Uldren, un personaggio che meritava, senza ombra di dubbio, una seconda chance, in virtù della sua grande complessità. Altro che ritorno di Cade, questo è il vero ritorno che serviva alla saga di Destiny. Momento di personale soddisfazione a parte, il Vidoc ci dice per sommi capi cosa stia combinando Xivu Arath. Vi ricordo che Xivu Arath è la sorella di Oryx e quindi sorella anche di Savathun, particolarmente feroce nonché abilissima guerriera. Xivu, per mezzo di un suo servitore noto come Alto Celebrante, ha posizionato dei criptoliti in giro per il sistema Sol, anche ad esempio nella città sognante.
tali costruzioni attraggono e poi corrompono Caduti e Cabal. Ed ecco forse un'ulteriore motivazione che ha spinto i Cabal a cercare la pace con la torre. Siwarat ha ovviamente a disposizione anche delle covate dell'alveare. Classico mix, insomma. Anche in questo caso, sono contento che Bungie abbia voluto riprendere in mano la figura della sorella guerriera di Oryx, in vista, ovviamente, di quello che succederà nel DLC dedicato a Savathun. Come spiegato nel VDOC, Savathun sta piazzando le sue pedine sulla scacchiera e alla fine di questo anno 4 farà finalmente la sua mossa. Le sue intenzioni diverranno più chiare, si spera. Lo so che dobbiamo ancora vivere e gustarci oltre la luce, ma sono già davvero molto molto curioso per il futuro. Nel VDOC vediamo anche le nuove unità Vex che avevamo visto anche in altri trailer. Vedremo cosa sono queste unità e come si spiegano e perché siano attive solo su Europa. Per ora abbiamo scarse informazioni in merito. Comunque ragazzi, che dire, di carne al fuoco a livello loristico ne abbiamo davvero tanta. Sul lato oltre la luce abbiamo l'ignota, ma non dimentichiamoci anche di Eris e del Ramingo. Avete notato che nella piccola sequenza cinematica in cui vediamo i tre combattere, il Ramingo sembra già usare un potere simile alla Stasi o comunque qualcosa di oscuro? Magari ho preso un abbaglio, quindi prendete la cosa con le pinze. Ad ogni modo vedremo come si evolveranno le figure di Eris e Ramingo, ma anche quella di Varix, che ci deve ancora una spiegazione sul perché ha deciso di liberare i baroni infami dalla prigione degli anziani. Senza dimenticare il buon vecchio Clovis Bray, di cui sicuramente si parlerà molto. E poi avremo il filone narrativo appunto legato alla stagione della caccia, con Osiride, Uldren, il ragno, Xiwarat. La tanto attesa svolta narrativa sembra finalmente arrivata. L'universo di gioco sta per cambiare una volta per tutte. Sul lato attività e longevità, è impossibile esprimersi adesso. Io sulle attività sono sempre molto molto cauto. Non mi creo grandi aspettative. E oltre la luce non fa eccezione. Sul lato della lore, invece, sono davvero fiducioso. Bungie ha parecchie frecce al suo arco e credo che questa volta riuscirà a centrare ripetutamente il bersaglio. Che dire ragazzi, siamo arrivati a fine video. Vi lascio con un paio di domande. Cosa vi ha colpito di più di questo VDOC e quali sono le vostre sensazioni su questa nuova espansione? Fatemi sapere il tutto nei commenti. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale, vi ricordo che ho attivato la funzione abbonamenti per coloro che fossero interessati a supportarmi in massima libertà. Infine vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus sia su Facebook che su Instagram. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Ripetete con me, Uldren è meglio di Cade, Uldren è meglio di Cade, Uldren è meglio di Cade, Uldren è meglio di Cade.